Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In questo sesto episodio delle Casate del Crogiolo andremo a saperne di più su una delle fazioni più amate da ogni forgiatore che ha fatto la storia di questo gioco già dalle prime battute. Infatti ancora oggi un buon deck con questa sezione al suo interno, bella aggressiva di prima edizione, può creare non pochi problemi se non si hanno risposte immediate pronte ad arginare il dilagante potere furtivo di questa casata. Sto parlando ovviamente di casata Ombre. Andiamo a dargli un'occhiata. Ombre! Gli elfi Svar, che vivono nelle ombre, sono una pittoresca banda di canaglie, truffatori, ladri e talvolta assassini. Anche se fisicamente non fanno una grande impressione, gli elfi si distinguono per la loro rapidità, la loro astuzia e le doti da borseggiatore con cui si impossessano delle proprietà e delle tecnologie altrui. Gli Svar sono sommariamente organizzati in una serie di gilde che riuniscono gli individui di mentalità affine e si rivelano una curiosa mescolanza di egoismi e altruismo. Essi sono pronti a sacrificare molte cose per il bene della loro gilda, ma anche a sfruttare spietatamente qualsiasi opportunità fornita dagli estranei, rapinandoli, imbrogliandoli o derubandoli per puro tornaconto personale, senza alcuna esitazione o rimorso. Stando alle storie che raccontano, gli Svar un tempo vivevano in una terra di luce e pace, ma furono esiliati nelle ombre dove furono obbligati a nascondersi e a riciclare gli scarti altrui per sopravvivere. Non è chiaro se questo esilio sia precedente al loro trasferimento sul Crogiolo, o se questo mito, sempre che si tratti di un mito, si riferisca proprio a tale trasferimento. Fatto sta che gli Elfi usano questa storia come giustificazione per tutte le loro malefatte. Gli Svar, fortunatamente per loro, sono estremamente abili in tutte le arti della furtività, dell'inganno e del riciclaggio degli strumenti altrui. Molti osservatori sono confusi riguardo alla vera natura delle ombre. Sono una nazione? Un luogo? Uno stato mentale? Gli Svar sono molto pragmatici al riguardo. Ogni luogo in cui possono nascondersi, ogni luogo in cui si possono fare affari, rientra nelle ombre. I ladri migliori riescono a trovare le ombre ovunque. Società. Molti ladri nelle ombre fanno parte della tribù elfica degli Svar, creature minute, scure, dai grandi occhi, dal sorriso malandrino e dai sensi acutissimi. Gli Svar, dotati di un forte senso di appartenenza al clan e sospettosi verso gli estranei, esercitano il loro dominio su tutte le gilde delle ombre. Molti Svar vivono e lavorano accanto a esseri di ogni specie, in luoghi di ogni genere e sotto credo o governi di ogni tipo, ma anche quegli individui potrebbero essere ombre. Dopotutto, un bravo ladro può mimetizzarsi in ogni luogo. Anche gli umani e altri alieni a volte si affiliano a una gilda delle ombre. Dopotutto il crimine non è un'esclusiva degli Svar e gli elfi non esitano a reclutare qualsiasi risorsa ritengano utile. Alcune di queste reclute si trovano più a proprio agio nelle ombre che nelle loro terre d'origine e finiscono per unirsi a una gilda a tempo pieno. Una volta data dimostrazione del loro valore, saranno bene accetti quanto qualsiasi Svar. Tecnologia. La maggior parte della tecnologia delle ombre è rubata o recuperata da qualcun altro e successivamente riassegnata per essere utilizzata dalle ombre stesse. Alcuni agenti delle ombre hanno persino tentato di riprogrammare gli spiritelli che servono le biosfere del Crogiolo, utilizzandoli come avanguardie, sabotatori, assistenti e semplicemente animaletti. Sono carini, dopo tutto. Se esistono dei congegni tecnologici che appartengono esclusivamente alle ombre, si tratta senza dubbio dei loro mantelli. Ingegnosi proiettori schermanti che li avviluppano in un campo di invisibilità. Gli elfi delle ombre indossano spesso questi particolari mantelli su tutte le loro tute, per essere interamente coperti dall'invisibilità o da un'immagine illusoria, in base alle necessità.
Grazie a questi mantelli, i ladri e le canaglie possono fare il ritorno nelle ombre in qualsiasi momento desiderino. Arconti. Gli Svar usano un metro di valutazione molto semplice per stimare qualsiasi cosa che non faccia parte della loro gilda. Può essere d'aiuto o è una minaccia? Gli Arconti rientrano chiaramente in entrambi i casi, quindi vanno trattati con cautela. Tuttavia, se uno di essi può essere trasformato in un alleato, il tornaconto della gilda è smisurato. Gli Arconti sembrano quantomeno in grado di parlare con qualsiasi creatura e qualsiasi cosa e possono essere quindi di grande aiuto per far andare a buon fine gli affari e gli scambi delle ombre. Gli Arconti, che devono ancora prendere dimestichezza con i concetti di proprietà privata e possesso, trovano intrigante l'interpretazione di tali concetti fornita dalle ombre. L'equilibrio tra prima io e tutto per un amico, che definisce la cultura Svar, è un concetto che molti arconti trovano perfettamente ragionevole. Elfi rinnegati, corrotti, che hanno fatto dell'ladrocinio e dell'inganno la loro arma più forte. D'altronde, su un pianeta come il Crogiolo, o aguzzi l'istinto di sopravvivenza o vieni sopraffatto semplicemente dagli eventi. E questo gli Svar lo sanno bene. Per questo hanno perfezionato con il tempo le loro tecniche, diventando maestri della furtività, riuscendo a muoversi per l'appunto come ombre tra i loro nemici. Nel gioco, questa casata rappresenta benissimo lo spirito dei ladri e degli aguzzini. Non mancherai infatti di certa occasione di sentir pronunciare la parola rubo da un giocatore e potrete prenderci gusto voi stessi, se vorrete utilizzare questa fazione come vostra alleata, sempre più spesso. E non è neanche un caso che il mazzo a vincere il primo Volturi italiano, quello di Bologna, avesse ombre nel trittico. Vi lascio il link della finale in descrizione se vorrete vederla. È vero anche che con la comparsa dei Sauriani il potere effettivo di questa casata è calato grazie a carte come Gargantodonte o Odoak, ma in assenza della Repubblica sul campo di battaglia la fazione degli Svar ha semplicemente un potere enorme che, se ben assortito, ben abbinato e messo al servizio del forgiatore sbagliato, potrebbe rappresentare una vera e propria minaccia per ogni circuito competitivo. Ricordate sempre che, fin quando Ombre sarà nei paraggi, le riserve di Ambre non saranno mai al sicuro. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarvi, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione, troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio su come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!